Eh sì, diciamo che possiamo ancora migliorare. È un ruolo che l'ho praticato da piccolo, diverso da quello che avevo 6 anni fa. Mi sto adattando e speriamo che porti tante gioie. Cosa è cambiato in Gaston Brugman rispetto alla scorsa stagione? No, comunque niente. Sono stato sempre lo stesso ragazzo che lavora umilmente e alla fine quello dà i frutti. Scendere in campo con quella fascia, che emozione è stata? Forse la consacrazione. Sì, io quando sono arrivato ho avuto la fortuna di conoscere Zucchini e lui a volte ci raccontava delle storie che portare la fascia di Pescara era molto importante anche per la città, quindi la porto con molto onore e speriamo che porti ancora tanti punti. Ecco, 5-1 contro il Foggia, dove può arrivare il tuo Pescara? No, siamo un po' con le ali bassi, pensiamo partita dopo partita. Sappiamo che è stato un risultato molto ampio, ma sappiamo che dentro il campo è stata un'altra cosa, quindi dobbiamo essere tranquilli ancora e pensare alla prossima. No, una gara, comunque ogni gara è diversa, quindi dobbiamo preparare in settimana. Sarà una gara durissima, loro anche hanno fatto tanti gol, hanno giocatori di molta qualità, quindi mo pensiamo subito a Perugia che sarà dura comunque. I tuoi obiettivi personali e gli obiettivi di squadra? No, l'obiettivo personale è comunque portare tanta fiducia nella squadra, comunque sono uno dei più vecchi adesso in squadra, quindi cercare di far crescere i giovani, aiutarli e fare più punti possibile per raggiungere più in alto possibile la classifica.